alla Villa Comunale dell'Aquila quest'anno in onore dell'ottantesimo anniversario dalla nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, una villa comunale assolutamente attrezzata, assolutamente organizzata per mostrare tutte quelle che sono le competenze, le attività, i lavori e i settori in cui si divide appunto l'attività dei Vigili del Fuoco. Io sono in compagnia, come vedete alla mia destra, del direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Angelo Porcu, l'ingegnere Angelo Porcu. Faremo proprio un giro per andare alla scoperta di questa mostra, di questa rappresentazione attraverso quelle che sono le strumentazioni moderne dei Vigili del Fuoco, anche perché si tratta di una mostra dislocata, perché a Colle Maggio c'è invece la mostra storica vera e propria. Noi andiamo appunto alla scoperta invece di questi mezzi, di queste strumentazioni che sono in dotazione ai Vigili del Fuoco. Buongiorno ad Angelo Porcu. Sì, cominciamo a vedere quelle che sono le nostre dotazioni che ci servono per fronteggiare le emergenze neve e ghiaccio. Abbiamo qua delle attrezzature che noi abbiamo acquisito e col personale formato per poterle utilizzare in emergenza, per intervenire quando abbiamo con la fresa delle strade da liberare. Spostiamoci, direttore, andiamo proprio a vedere questi mezzi. Questa è una turbofresa che quindi permette di liberare le strade dalla neve quando la neve è molto rilevante. Poi abbiamo le motoslitte che ci permettono di arrivare in tutte le aree nelle quali abbiamo difficoltà di approccio con i mezzi normali, mentre invece dall'altra parte abbiamo il bruco. Ci spostiamo. Da questa parte abbiamo il bruco, che è quello che ci permette anche di andare a recuperare le persone, perché è un doppio cabinato che quindi trasporta parecchie persone e quindi permette di fare anche i recuperi delle persone, i salvataggi. Abbiamo visto che nelle emergenze che sono capitate gli scorsi anni questi mezzi sono stati particolarmente utili e importanti, perché in quelle situazioni non si riusciva davvero ad arrivare con i mezzi ordinari. Poi, andando più avanti, naturalmente avremo le altre abilitazioni e specialità del corpo che possiamo andare a verificare. Lì abbiamo il nostro personale, spero al primo fluviale, attenzione, spero al primo fluviale, che è quello che di fatto si appende, sale, scende dall'elicottero, appesa all'elicottero, che è quello che ha fatto poi gli interventi di consolidamento e di protezione dei beni storici dell'Aquila durante il terremoto del 2009, tutti ricorderanno la chiesa delle Anime Sante protette, e tanti monumenti sono stati recuperati grazie al fatto che in quel momento sono stati protetti, altrimenti sarebbero stati danneggiati nel tempo, e che quindi anche dopo parecchi anni si è potuto intervenire e recuperarli, proprio perché c'è stato questo grande intervento di messa in sicurezza e di protezione fatto appunto dal nostro personale, spero al primo fluviale. Ecco, davanti a noi, direttore, vedo anche nucleo sommozzatori. In questo caso, questo settore in cosa consiste? Che cosa c'è allestito qui alla Villa Comunale oggi? Sì, intanto ovviamente noi qua rappresentiamo tutte le migliori qualità della regione Abruzzo. I sommozzatori sono a Teramo, abbiamo un nucleo a Teramo, e i nostri sommozzatori sono ad esempio quelli che hanno contribuito poco tempo fa al recupero di quella persona che purtroppo è morta sulla piattaforma, quando è crollata una gru sulla piattaforma in provincia di Ancona, e quindi copriamo un territorio abbastanza ampio. C'è una dotazione di attrezzature particolari per recuperi anche in profondità, e quindi abbiamo tutta una serie di attrezzature e di abilitazioni che permettono al nostro personale di operare, ricercare, intervenire in sicurezza, perché si cerca di farlo sempre in sicurezza, ma anche raggiungendo profondità elevate. Ecco, direttore, lei a microfoni spenti mi spiegava che il corpo, la forza del Corpo Nazionale è quella di essere innanzitutto una squadra, e quindi un insieme di persone, di risorse sinergiche che lavorano sinergicamente proprio su tutto il territorio nazionale, e a tal proposito riveste un ruolo fondamentale la telecomunicazione. Sì, assolutamente, noi abbiamo un sistema di comunicazioni radio e satellitare di nostra proprietà, diciamo così, di nostra organizzazione, e per questo siamo completamente autonomi dai sistemi di comunicazione, perché quando capitano le emergenze saltano le comunicazioni ordinarie con i telefoni, mentre invece i nostri sistemi di comunicazione continuano a funzionare. Abbiamo i nostri specialisti che vedete qua davanti, che stanno... Ci spostiamo così li facciamo vedere anche. Che stanno operando su queste, che normalmente operano
e intervengono per ripristinare la funzionalità dei ponti radio. Abbiamo un sistema di comunicazione satellitare, quindi sono dei carri trasportabili che permettono di metterci in comunicazione in maniera autonoma, che quando saltano tutte le comunicazioni a quel punto noi possiamo trasmettere immagini, trasmettere segnali, trasmettere dati da qualunque punto delle emergenze, perché questo mezzo poi riesce ad arrivare dappertutto essendo un fuoristrada. Quindi un sistema di comunicazione completamente autonomo. E come dicevamo prima, la nostra forza è quella di essere un corpo nazionale, perché noi riusciamo a prendere i mezzi da qualunque parte, li spostiamo velocemente, come abbiamo fatto in qualunque terremoto. Durante l'emergenza di Rigopiano noi abbiamo immediatamente preso gli esperti, neve e ghiaccio, dal Veneto, dal Piemonte, dalla Lombardia, li abbiamo portati qua, che sono uniti a quelli dell'Aquila. Abbiamo preso gli esperti di ricerche sotto macerie, dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Toscana, dalla Sicilia e dal Lazio, li abbiamo fatti venire qua preventivamente, perché ormai cerchiamo di muoverci per tempo. Quando abbiamo emergenze neve muoviamo prima, quando abbiamo criticità meteorologiche muoviamo prima, ma mischiando il personale, spostandolo in tutta Italia, riusciamo ad avere una forza di impatto notevole, e quello che ci permette di portare sul luogo dell'emergenza, se necessario, anche 2.000 uomini nelle prime 24 ore. Ecco direttore, invece che cosa c'è di fronte a noi dall'altro lato della villa comunale? Allora, dall'altro lato della villa comunale abbiamo sistemi di comunicazione, quelli che noi chiamiamo l'unità di comando locale o posto di comando avanzato. Quel furgone che vedete laggiù, che si chiama UCL, è un sistema di comando avanzato dove noi praticamente come se portassimo il centro, la sala operativa dell'emergenza sul posto. Da lì abbiamo sistemi di comunicazione, sistemi di coordinamento, ci coordiniamo con tutte le altre strutture che fanno parte del sistema di protezione civile, mettiamo in disponibilità sistemi di comunicazione sia dati che telefonica, e da lì governiamo le emergenze, perché le emergenze vanno pianificate e governate, e lì riusciamo a farlo. Poi naturalmente qua davanti, come vedete, abbiamo tanti bambini, perché in questo rapporto con le giovani generazioni per noi è fondamentale, ci dà tanta energia, perché la passione che hanno loro è la passione che abbiamo anche noi. Un po' bambini ci sentiamo ancora. Abbiamo 80 anni come storia del corpo, ma siamo ancora abbastanza giovani dal punto di vista della voglia e dello stimolo a far bene. In questa situazione di Pompieropoli vediamo i bambini che si divertono. Ecco appunto, ma Pompieropoli in cosa consiste per la precisione? I bambini saranno protagonisti anche di attività pratiche vere e proprie? Sì, se vedete i bambini di fatto scalano, si appendono, spengono qualche piccolo incendio lì sulla sinistra in fondo, cioè usano quella che è il NASPO, cioè una pompetta d'acqua che spegne gli incendi, e quindi simulano in piccolo, naturalmente senza correre dei rischi, quelle che sono le attività dei vigili del fuoco, le abilità che devono avere. Loro si divertono moltissimo, perché gli piace molto ovviamente, ma è anche una bella scuola da questo punto di vista per cimentarsi con quelle che sono anche le difficoltà che normalmente si possono avere in situazioni ordinarie. Assieme a questo, ai bambini oggi stiamo facendo anche degli incontri di scuola sicura e di casa sicura, cioè piccole informazioni, piccoli confronti sulle modalità di mettersi in sicurezza. Ricordiamo che il primo soccorritore sei tu. Prima che arrivino i soccorritori devi avere qualche cognizione per mettersi in sicurezza. Quindi l'autoprotezione è una cosa fondamentale. Ecco direttore, non solamente questo spazio, ma anche dopo il presente anche il passato, perché a Colle Maggio c'è una mostra storica di quelli che sono i vostri mezzi, forse anche poco conosciuti al giorno d'oggi. Una battuta anche su questi mezzi: che cosa si trova a Colle Maggio? Chi andrà a visitare? Che cosa si troverà di fronte? Allora, noi abbiamo cercato di diversificare e quindi di far vedere qua la nostra modernità, la nostra professionalità attuale. E invece a Colle Maggio, monumento storico bellissimo, una bellissima basilica, e lì esporre quelle che sono le nostre vecchie autoscale, le nostre vecchie autopompe, le nostre vecchie moto, le attrezzature che usavamo prima, e assieme a un elemento moderno come l'elicottero, che richiama ovviamente molto i bambini, che è lì a Colle Maggio.
per far vedere il collegamento tra passato, presente e futuro, ma per dare anche un riconoscimento alla Basilica di una rilevanza particolare, perché ovviamente la Basilica merita rispetto e quindi gli diamo il giusto riconoscimento. E allora grazie per questo giro perlustrativo al direttore regionale dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Angelo Porcu.